Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti ad un nuovo episodio di Air Survivor 4. Prima di iniziare vi ricordo che potete sostenermi con un like al video, facendo un commento oppure iscrivendovi direttamente al canale. Nella scorsa puntata stavamo ragionando su un carro medio e nel mentre l'Italia sta vincendo la democrazia, la Francia ancora è democratica. Mentre mi compaiono i pop-up, mentre io faccio il riassunto della puntata, la Germania è sempre monarchica e l'Unione Sovietica sembra andare sempre con la sua ideologia. Stessa cosa per gli Stati Uniti. Allora, dobbiamo dare qualcosa alla Jugoslavia. Damogli tactical bomber, tanto io non li utilizzo, quindi. Allora, abbiamo sbloccato lui che mi dà un pochino di war support maggiorato. Potremmo anche fare subito questo di focus perché sono 70 giorni, qua ne mancano 97, quindi ci siamo. 36 giorni per i potenziamenti di secondo livello. Per quanto riguarda il carro, gli armamenti ce li abbiamo, quindi direi di andarci subito a prendere anche le militari che poi andremo a piazzare tutte insieme. Qui attualmente non giocherei nulla, forse metterei velocità 5 in modo da accelerare un pochino questo processo, tanto siamo semplicemente in attesa. Che cosa vuoi tu? No, io non voglio investire attualmente. Un'altra militare, ora questa militare la dovrei poggiare sull'artiglieria. Ok, da adesso in poi tutte le militari che escono me le tengo da parte e le poggio tutte sul carro medio. Quindi qui c'è una militare che mi esce, ma la poggio sul carro medio. Anzi, dovrei metterla pure una sul track, quindi facciamo dalla prossima. Allora, abbiamo sbloccato le tecnologie di secondo livello, va benissimo. Andrei a lavorare anche sulla parte della fanteria. Perché sulla parte ingegneristica possiamo prendere lui, siamo alle porte del 38 e non l'abbiamo preso, questo è un male. Armamenti nuovi, no. Artiglieria nel 39 ancora no. Lavoriamo sulla fanteria. Certo un'artiglieria del 39 farebbe comodo. Farebbe molto comodo una nuova artiglieria per ora. E nel 39 la inizio a produrre praticamente a metà anno. Che mi esce? La facciamo tra 58 giorni. Incentriamoci sul potenziamento della fanteria per ora. Preferisco perché vorrei lavorarci tra un po'. Facciamo passare qualche giorno. Magari al posto dell'Advanced Machine Tools andiamo a prendere il potenziamento dell'artiglieria. Ok, qua abbiamo altre due fabbriche che lavorano. Ottimo. Ma ce ne abbiamo altre 8. Perfetto, perfetto. Va bene così. E ci spostiamo su. Continuiamo di qua. Infrastrutture, continuiamo di qua. Bene. 26 giorni. Allora, facciamo così per ora, mettiamole tutte qua, giusto per aumentare un pochino la produzione al volo. Pakistan e l'India hanno fatto la pace. Sì, investiamo con la Polonia, col Portogallo. Oh, abbiamo sbloccato il tank medio. Quindi andiamoci a disegnare il tank medio. Allora, il mio tank medio è un carro incentrato sulla parte di. Diciamo di soft attack. Non ho intenzione di far danno ad altre cose se non alla fanteria. Le torrette assolutamente 3 uomini, quindi 3 machine gun praticamente. La radio di livello 1. Per quanto riguarda armamenti secondari, io metterei. Ma metterei un machine gun per alzare un pochino il soft attack. Moduli speciali, un po' di armatura gliela vogliamo mettere. Un po' di breakthrough non sarebbe male. Mettiamogliela. Ok. Alziamo il massimo d'armatura. E alziamo al massimo l'engine. Mamma mia, 44 mi costa sto design. Allora, l'ottimizzazione fa cagare.
Quindi mettiamo il motore a diesel che mi aumenta un po' di ottimizzazione. L'armatura potremmo anche pensarla quella base, perché quella potenziata così guadagniamo. No, preferisco questa, comunque 101 d'armatura mi piace. Sospensioni potremmo giocarla così. Non mi piace l'ottimizzazione così bassa, sono sincero. Allora, le engine così alte anche no. Con 6 km orari va bene? 6 km va bene, 87%. Possiamo anche giocarla così. 84% di ottimizzazione, 5,6 km orari. No, così preferisco 6. Bene, questo lo chiami Crusader, a me sta bene, come Crusader forse lui ci si avvicina un po' di più. Vai, iniziamo la costruzione dei nostri Crusader, priorità assoluta. Ci mettiamo le nostre 8 fabbriche che arriveranno poi a 10. Abbiamo il nostro Crusader. Abbiamo il nostro Crusader, voglio iniziare la produzione. Delle compagnie di supporto ci dovevo già qualcosina in realtà. Iniziamo quindi a metterci la Signal Company che mi aiuta molto. E detto questo, no, le navi no. Solo che non sto producendo convogli, quindi ok, almeno un convoglio lo voglio produrre. Bene, ci siamo, ci siamo. Voglio tirarmi su un attimo i track per averne traccia. Iniziamo a tirar su i nostri carri. Facciamo anche un design a breve, mettiamo velocità 4, che sennò corriamo come dei pazzi. Spingiamo un attimino le nostre flotte, che voglio salire qua sopra. 100 giorni, ottimo, quindi questi saranno 300 punti circa. 300 punti, riesco a tirar su un po' di robetta. Potenziamo anche l'arruolamento, quindi qua in questo modo saliamo un po'. Ottimo. Lo so, non ti posso ancora giustificare, 60%. Altra militare, allora smetterei di investire sui tank, tanto comunque ne produciamo 5 a settimana in crescita. E tra 2 giorni avremo una produzione ancora più alta, quindi 5,93 del 5,99. 6,05, cioè, quindi produciamo veramente, veramente tante risorse. Adesso lavoriamo sull'artiglieria del 39. Ci lavoriamo ora. 38, potremmo anche pensare poi di metterci il carro giusto con l'heavy flame e iniziare a investire uno slot di ricerca per ricercare l'ingegnere di secondo livello. Quasi quasi lo faccio, sì. 200 giorni. Sì, facciamolo, dai. Mi serve il lanciafiamme. Bene, bene, bene. Ok. C'ho un po' di casus belli verso le mie colonie, che in questo momento non ho intenzione di prendere. Artiglieria ancora. Un paio di fabbriche. Io le metterei sull'artiglieria giusto per. Ecco, andrei a giocarla così per ora. Adesso vediamo. Vediamo un attimino. Perché i Marines pure devono essere un attimino risistemati. Quindi ho 8. Se ti metto. Ti metto lui invece, come andiamo? Ce la facciamo? Abbiamo problemi con l'anti-air. Non riesco a gestire tutta questa anti-air. La prossima militare deve andare sull'anti-air assolutamente. Devo metterla sull'anti-air. Allora, poi facciamo così. No, via. Uno. Ok, mettiamole qui che abbiamo il 100% di infrastrutture, quindi siamo molto molto rapidi nella costruzione delle nostre fabbriche. Allora, dovremmo pensare anche a arruolare un po' di truppe, quindi qua sono 8, 8, 16. 24, me ne servono altre 16 unità. Quindi reclutiamo altre 16 di fanteria.
Oh, ce l'abbiamo. Vai. Tutti qui. Siamo bene con l'equipaggiamento, perfetto. Divisioni speciali ne posso tirar giù 24, quindi no, ancora me ne servono. Mi serve un anti-air in più. Dobbiamo produrne un pochino in più. Queste sono un po' pochine. Bisogno di una catena maggiorata. Dopodiché andiamo a lavorare anche sugli aerei, che stiamo un pochino sotto. Andiamo a prenderci infatti equipment di livello 1, quindi un pochino di soft attack maggiorato. Ci prendiamo un po' di fighter, va? Allora, tu qua ce n'hai 6, 2, 4. Ce ne abbiamo 24, quindi così è un template che già potrebbe andare bene. Allora, vediamo un attimo il template dei carri. Me ne poggio per ora 2, perché voglio disegnare un attimo il template dei carri. Tutti i tank medi. Ok. Le solite motorizzate. Poi ci mettiamo. Che ci metto? Anti-air, artillery. E per ora basta così. Bene. Ok. Di queste ne voglio fare 3. Per ora. Quanto mi serve? Me ne servono 600 e me li riempi in un anno. Però ovviamente un anno che cambia. Quindi 388, 385. Quindi ok. È un anno che va a cambiare. Sì, per ora tre vanno bene. Posso fare un nuovo ragazzo qui, ma non ho intenzione di farlo per ora. Un nuovo giovanotto no. Potrei prendere la velocità di ricerca industriale, ma no. Potrei pensare pure di potenziare un pochino lei. Però pure qui dovrei lavorare un po', eh. Queste mi servono comunque, quindi aspettiamo, teniamoci un po' di punti. Ok, fermiamo le navi. Abbiamo già due tecnologie per le nostre dottrine. Beh, continuiamo con lei. Quanto siamo? 40%. Siamo al 15%, siamo vicini, eh. Anche perché poi dopo la abbassiamo ancora di più, posso dichiarare guerra. Allora, siamo molto vicini. Quanto ti manca qua? No, scendi. E tu per cortesia addestrati perché io le reclute non le voglio. Quante ne posso avere? 48, quindi 6, 12, 18, 24, 32. Beh, oddio, un po' di marine riesco a tirare fuori, eh. Intanto mettiamone 6. Per ora me ne fai tirar fuori 4. Mi va benissimo. Mi va benissimo. Mi vanno benissimo. Artiglieria, bene. Per ora questa mi piace. Potrei anche usare. Potrei anche usare. Potrei anche usare. Potrei usare sta cosa. Potrei usare. Potrei usare, sì. Facciamo così. Va bene, questi sono i miei marine. Oh, scusate, do una botta al microfono, perdonatemi. Vai. Fai un po' di marine. Bene. Direi che ci siamo. Quanto siamo qua? 329. Andiamo un attimo sulla schermata di produzione, mica lo trovavo. Stai salendo, ne fai quasi due al giorno e siamo a metà, più o meno. Quindi potresti arrivarne a farne un potenziale di 4 al giorno, ma il problema è che questo valore aumenta di 0,1 al giorno. E non è tantissimo in realtà. Come tipo di catena non è molto alta. Che ci sta uscendo come ricerca? Nulla che ci aiuta in questo. Non mi aiuta nulla. Se vado qua.
No, perché qui l'output è maggiorato, perché ho pensato magari vado a cambiare le leggi dell'esportazione con lei, però non mi conviene, non mi conviene proprio. Qua potrei pure andare contro, prendermi il puppet focus contro la Spagna, il che non è male. No, non investo nella Turchia. Mi devo prendere la Francia, raga. È l'unica a prendere la Francia. Prendo la Francia e poi dichiaro guerra a nessuno degli spagnoli. No, essendo fascisti non dovrebbero avere grossi problemi perché loro sono democratici con Iavanone e Bonomi. Vabbè. Va bene. Ok, loro sono quasi pronti. Ma io addestrerei anche loro. Pure loro. Io addestrerei tutti. Di essere tutti quanti. Così tiriamo su i gradi e non ci abbiamo problemi. Ok. Bene. Diamo questi carri che ovviamente vanno per le lunghe, 250 giorni. Support equipment, siamo messi così male? No, ci abbiamo 1000 di serva. Magari qualche altro cassa, va? radar di livello 1, no. Potremmo fare una construction a questo punto. Aumentiamo un po' la costruzione. Una single company è ottima. Una single company è ottima. Mi piace molto. Potrei anche pensare alla compagnia di meccanici, ma no. Potremmo prendere un ospedale, neanche. Non sono cose utili. Qua ci mancano 180 giorni. Marini di secondo livello li potremmo pure fare, giusto per assicurarci lo sbarco. Una volta entrati siamo abbastanza grossi noi. Potremmo pensare a dei marini di livello 2, giusto per fare sto sbarco e essere sicuri di sbarcare in Francia. Sì, lo facciamo, dai. Però no, 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 no. Che... Beh, oddio, col quantitativo di ricerche che ho, volendo potrei anche farlo. Sì, me lo prendo, mi prendo i marini di livello 2. Non posso fare nulla, questo è weapons and equipment, no, artiglieria e motorizzate, quindi no, qua non mi serve niente. L'aircraft lo potrei pensare di prendere. Diciamo che non produco dei carrier fighter, e questo è un male. Non produco carrier fighter. Allora, dovrei iniziare a produrne qualcuno. Quindi, andiamo sugli aerei. Mi costa, mazza, 26 mi costa. Basic carrier airframe. Ma veramente, ah no, quanto cavolo pesi, oh. Cioè, sia Gladiator, questo lo mettiamo CV, F, perfetto, e poi ci mettiamo Bombs Lock, ma potremmo pure giocarcela così. No, l'attacco 15, va più che bene, cioè, pesi 30, mamma mia, leva sta roba, va. Potremmo pure giocarlo così, dai. CV, NB Shark. Allora, quindi qua andiamo subito a costruire, a produrre, scusate. Oddio, no, perché c'è pure questo, no? Leva sta armamento, che fastidio. Per carità. Ok, allora giochiamo così. Sì, no, mi dà troppo fastidio che ho la doppia funzione sugli armamenti, mi dà l'urto. Beh, oddio, ma lasciamoli così. GVNB, GVF, benissimo. Due fabbriche così, giusto per... Ecco, possiamo giocarcela così. Vai. Chi è che
che rompe le palle, oh. Chi è che sta rompendo le scatole, scusami? Qui. Solo qua? Facciamo... possiamo far questa. Ma calpolis. Ecco qua. Bene. Possiamo prenderci il claim World Support meno 6% però. Devo modificare ancora sto tratto. Dai, facciamolo. Perdiamo sto tratto col campione della pace. Bene. E iniziamo, penso, a preparare uno sbarco. Ottimo, ottimo, abbiamo anche ricercato lui. Il potenziamento non c'è bisogno, forse il potenziamento per l'anti-air lo facciamo. Potrebbe darmi una mano. Miglioriamo assolutamente la produzione di questa artiglieria, da 9 al giorno, 2 al giorno, lo so, è tanto, ma ce ne faremo una ragione. E voi siete più o meno pronti, bene. Anche voi siete quasi pronti. Ok. Ma a me basta che... Dai, iniziamo con due intanto, ah? Perché penso che queste non so se ce la facciamo. 182 giorni, ma in realtà ce la possiamo fare perché tanto io non sbarco col carro, io sbarco con le divisioni di fanteria. Oh, questo non mi serve. Quindi non c'è necessità di sbarcare con troppe cose. Una volta che sbarco con le divisioni di fanteria e passo col carro. Facciamo anche il nuovo fucile, lo Sten MK2. Vai. Siamo un pochino avanti con la ricerca, ma mi piace così. Potremmo fare anche la partial mobilization. Potrei passare pure in war economy, sarebbe male. Proviamo war support che mi frega, quindi per ora aspetto un attimo. Allora, sicuramente mi vado a prendere l'attacco e la difesa delle mie divisioni. Questo sì. Potrei anche pensare di prendere Blood Attack. Però prima voglio avere i miei Marines da 27. Con l'anti-air. Così. Questi sono i Marines che voglio. Ok. Voi siamo pronti? Ok, noi siamo pronti. Smettete di addestrarvi, voi siete pronti, voi anche. Bene. No, 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 qui, scusate, no, no, fermi, fermi. Qui dove entra, a posto. Ok, come generale, adesso vediamo che ci metto, perché il generale principale deve andare... Allora, facciamo così, tanto sganciamo loro, così li mettiamo qua e li facciamo addestrare. Ti metto come generale, probabilmente ti metto lui anche se poi ti vado a cambiare, perché c'è 5 in attacco. Quindi per ora ti metto lui. Poi lo cambio perché c'ha Panzer Leader. E qua metterei... Ma potremmo anche mettere lui, 5, 4, 4, 3, 5, mettiamo lui. Bene, allora voi vi state addestrando, benissimo. Bene, ingegneri di secondo livello. Siamo un po'. Forse potevo fare qualche civile in più, sapete? Forse qualche civile in più l'avrei potuta fare. Qualche civile in più l'avrei potuta fare. Sto giocando con due fabbriche, ma per quello che voglio fare, 52 militari vanno bene. Poi se riesco a prendermi tutta la parte di Parigi e la Francia, non è male. Pure la Spagna dovrei riuscire ad entrare abbastanza agevolmente. Questo mi preoccupa. 129 giorni, forse non ce la faccio. Forse mi devo accontentare di due. Sì, accontentiamoci di due per ora. Accontentiamoci di due. È già molto meglio. 28 giorni mi fa stare un po' più tranquillo quando poi andrò a sbarcare. In tutto ciò continuo con il mio piano. Oh, la compagnia di ingegneri di livello 2, perfetto. Che mi possa andare a prendere.
Al fiole maggiorato no. Potrei prendere degli armamenti e lavorare sugli aerei, però prima devo pensare a questo. Questo no, non è importante. Potrei prendere la logistica e mi devo prendere delle divisioni proprio banali da 21. Poi praticamente. Da mettere in Africa. Che mi manca? Infatti, equipaggio 18 giorni. Lo so, quella mi serve. Allora, ho sbloccato anche il carro, cioè il flame tank. Quindi, me lo vado a disegnare. Basic EV Tank Chassis. O lo facciamo nella prossima puntata? Beh, no, lo devo fare adesso, ragazzi. Flamethrower. Allora, innanzitutto, questa lo facciamo diventare un flame. Dopodiché armatura a cannone. Lo potrei pure fare eccessivamente super economico. 28 d'armatura, engine fanno schifo. Potremmo pure pensare di... però così mi costi veramente, veramente tanto. Perché c'è tutta questa armatura che mi costa un botto. Così. 0,25. Mi costi 9. Potrei pensare di... Perché così veramente è una cosa imbarazzante. Col petrolio. Potrei farlo leggero. No, facciamolo classico. Facciamolo classico solo per l'armatura. Non preoccupiamoci del breakthrough. Tanto non me ne servono molti. Production cost armatura 35. Breakthrough non mi interessa. Sta roba non mi interessa proprio. La velocità mi potrebbe interessare, sì. 32 però, vuoi 28. Possiamo giocarla così. Un po' più di difesa. Quasi quasi. Quasi quasi la gioco così. Ok. La giochiamo così. HF. No, facciamolo Flame Company. Mi costi 28. Non è super performante per l'ottimizzazione. Questa cosa non mi piace, ma... non ho modo nemmeno di ridurre il costo. Potrei prendere lui. Ottimizzazione al 51%. Certo, prendo l'ottimizzazione al 51%, ma che me ne faccio? No, 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 no. La gioco così. Se no potrei pure giocarmela così, riduciamo l'engine. No, le devo aumentare l'engine, no. La gioco così, dai. Tanto va bene comunque. Iframe Company, vai. Il problema adesso è tirar fuori la roba per sto carro. Intanto mettiamoli a fare la catena. Non è che me ne servono molti, eh. Allora, siamo pronti tecnicamente a giustificare la Francia. Quindi è tutto pronto. Siamo per giustificare la Francia che avverrà in non troppi... Porca miseria, un anno. Mi aspettavo meno. In un anno. Non penso che posso giustificare qualcos'altro che dura meno, vero? No. Questo non era preventivato, diciamo, mi sembrava che forse ci mettevamo meno, però va bene, e apriremo le danze allora nel 39 e niente, giustifichiamo poi la Francia e vediamo che succede nella schermata di gioco. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!